oggi è un anno che è venuto a mancare David Sassoli. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa. E questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. A un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo si è tenuta a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento del premio a lui intitolato Miglior Tesi di Laurea, David Sassoli. L'Europa, le regioni, i cittadini, il tema della prima edizione del riconoscimento rivolto a giovani laureati degli Atenei toscani. Beh, è emerso il grande interesse per l'Unione Europea e un grande interesse per i temi che erano al centro del lavoro, dell'opera, dell'impegno politico di David Sassoli. È stato quindi un piacere valutarle, è stato un piacere vedere come per i ragazzi e le ragazze dell'università questi temi rimangano centrali a diversi percorsi di studio. Sono stati tutti lavori molto interessanti, quindi poi alla fine abbiamo dovuto fare una selezione anche che fosse centrata più sull'oggetto del bando, ecco, più che sul valore dei lavori, perché erano tutti veramente molto ben fatti. Sono stati veramente degli ottimi lavori, una buona partecipazione, una buona occasione anche di collaborazione fra le università toscane, quindi grazie alla Regione di aver promosso questa iniziativa che spero invoglierà i nostri giovani a scrivere e a lavorare più su questi temi dell'integrazione europea. Dunque, noi siamo stati pienamente soddisfatti, abbiamo apprezzato molto la qualità delle tesi che sono arrivate per questo bando e abbiamo scelto di premiare in particolare nelle prime tre non solo la qualità, diciamo, accademica dei lavori, ma anche l'originalità dei temi che gli studenti hanno proposto e l'innovatività degli approcci, un po' quanto si richiede a una tesi di laurea. I vincitori sono Alice Campolmi, laureata all'Università di Firenze, Filippo Bordoni, laureato all'Ateneo di Pisa e Mira Manini Tivari, laureata all'Università di Siena. Allora, la mia tesi ha ad oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. E nella tesi ho esaminato la disciplina normativa e anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, e la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani, ecco. Cioè alle possibilità che l'Unione Europea regoli in maniera efficace i diritti dei suoi lavoratori davanti ai cambiamenti della tecnologia. Un tema attualissimo, e un tema legato ai diritti sociali e qualcosa in cui sicuramente David Sassoli credeva. Alla cerimonia di consegna ha preso parte anche il presidente della Commissione Affari Europei del Consiglio regionale, Francesco Gazzetti. Credo che sarebbe stato contento di vedere come le ragazze e i ragazzi hanno risposto a questa iniziativa, la qualità dei loro elaborati, ci avrebbe dato una pacca sulle spalle e sorridendo ci avrebbe detto: continuiamo a lavorare. C'è, al di là della loro funzione, c'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano, credo, ad ognuno di noi. Silenti armonie e sorprendenti invenzioni, gli oggetti della nostra quotidianità, riletti e rappresentati da Alberto Martini. Oggetti ma anche paesaggi, con un passaggio nella sua terra di origine, la provincia di Pisa. Sì, io sono pisano, ascianese, quindi non posso che essere legato anche alla bellezza del mio territorio, all'armonia che questo paesaggio antropico, diciamo, trasmette, ecco, sì, quando lo guardiamo, quando lo contempliamo. È la mostra allestita a Palazzo del Pegaso a Firenze e curata da Fabrizio Pizzanelli. Perché c'è una capacità degli artisti di riuscire a vedere, a scavare all'interno degli oggetti, quando forse per molti altri invece si tratta oggetti da buttare via, da levare di torno, da abbandonare. Ecco, invece riletti con gli occhi degli artisti, questi oggetti prendono vita
e diventano opere d'arte assolutamente straordinarie. Nello spazio espositivo del Consiglio regionale la mostra resterà aperta sino al 21 gennaio. Figlio d'arte, suo padre era Uliano Martini, Alberto Martini ha nel tempo sperimentato diversi linguaggi pittorici. Sono molto debitore, diciamo, alla sensibilità che mi ha trasmesso mio padre, anche se, diciamo, col tempo sono riuscito a elaborare appunto un linguaggio espressivo originale. Ecco, per chi lo conosce, mio padre è sempre stato un purista della pittura a olio su tela. Io invece, diciamo, percorro strade diverse e mi trovo più a mio agio sulla carta. Ecco. Un artista pisano che lei conosce, tra l'altro, che finalmente espone nella sede del Consiglio regionale. Questa mostra che emozioni dà? Ah, io sono davvero emozionato, ne abbiamo presentate tante di mostre in questo spazio che abbiamo voluto aprire alle migliori eccellenze della nostra regione. Sono felice che oggi possano esserci qui i lavori di Alberto Martini. So l'impegno, la qualità pittorica che Alberto mette in campo. C'è una programmazione intensa, di livello, ma che consente a tutto il pubblico di potervi partecipare. Il Teatro delle Arti della Strassegna, riconosciuto per il terzo triennio come residenza creativa della Regione Toscana, promuove la seconda parte della stagione 2022-2023. Siamo ripartiti a settembre con una programmazione variegata. Sicuramente la stagione che andiamo a presentare stamani offrirà sempre molteplici spunti anche per un interesse metropolitano, con un programma che dà risposte al territorio, infatti una progettualità che va a toccare vari ambiti, la scuola, il sociale, e questo è stato sempre il nostro punto di forza. Sociale sottolineato anche dal progetto di caratura nazionale del teatro in carcere, esperienza, ricordiamo, realizzata nell'isola di Gorgona. Nel cuore delle cose è il nome della stagione che terminerà a fine marzo. Nel cuore delle cose vuol dire un teatro che non si preoccupa troppo dei generi, delle tendenze, spazia fra musica, danza contemporanea, teatro ovviamente, poesia e cinema, facciamo anche cinema, ma che sia una comunicazione calda, vicina ai cittadini, inclusiva, quindi aperta a tutte le culture, a tutte le formazioni culturali, e quindi è fatto di tante cose, ma queste sono le premesse principali. Investire in cultura, afferma il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, è importantissimo, quindi sostenere iniziative come quella del Teatro di La Strassegna ci permette di far arrivare la vera cultura anche in territori decentrati rispetto ai circuiti più consolidati. Investire sulla cultura vuol dire investire in libertà, ed è bello che oggi siamo qui a presentare un ennesimo passo avanti che il Teatro di La Strassegna mette a disposizione delle nostre comunità. Penso che ogni iniziativa che le amministrazioni comunali soprattutto mettono in campo in questa direzione debba avere tutto il sostegno dell'amministrazione regionale. Il nostro compito è quello di costruire sempre più iniziative culturali e fare in modo che arrivino sempre più a cittadine e cittadini della nostra regione. Il Teatro di La Strassegna è qualcosa di bello e dà il senso dell'importanza di investire sui territori, anche quelli che non sono propriamente al centro delle iniziative come Regione Mettiamo in Piedi, hanno qui uno spazio, una vetrina per poter crescere. Venerdì 13 alle ore 21 Gaia Nanni, in Gli Ultimi Saranno Gli Ultimi, mi aprirà il calendario del nuovo anno, 11 in tutto gli spettacoli, e fra gli altri ricordiamo Norma, di scena venerdì 27 gennaio, che racconterà la storia di una donna madre partigiana nel giorno della memoria. Edda, spettacolo previsto in 4 date a partire da sabato 4 marzo alle ore 18, che racconterà la primogenita di Mussolini, o ancora l'appuntamento del 3 marzo Piazza Grande, concerto omaggio allo scomparso Lucio Dalla. Chi di noi non ha amato Lucio Dalla, ci avrà discusso, avrà fatto, però ha segnato la storia culturale popolare dell'Italia. Il teatro, la cultura devono rimettersi a dialogare con le fasce popolari. Per me è un grande artista, un grande poeta, quindi faremo la mezzanotte per lui, perché è l'anno dell'anniversario dell'80esimo della sua nascita, quindi aspetteremo insieme al pubblico, faremo un bendice a questo grande vitale artista della scena italiana.
Il Consiglio regionale della Toscana ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Larcianese Calcio in occasione dei 100 anni dalla fondazione. A consegnare il riconoscimento nelle mani del presidente Giancarlo Carbone, il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. È il quarto centenario che festeggiamo in quest'ultimo anno, dà il senso della vitalità delle nostre associazioni sportive, fatto di tanto impegno dei volontari, di tante donne e tanti uomini che si mettono a disposizione della propria comunità. 100 anni sono tanti e il premio dato oggi al presidente Carbone è un po' il riconoscimento a tutte le persone che si sono impegnati in questi anni. Lo sport è un valore importante, trasmette quei valori che rendono l'uomo migliore. Traguardo importante per la compagine della provincia di Pistoia impegnata nel campionato di promozione toscana. Siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio perché sancisce 100 anni della nostra storia, della nostra attività. Sicuramente per il territorio dove siamo è un orgoglio, è una cosa importante ritirare questo premio. Non è stato semplice arrivare fino ad oggi a far 100 anni della Larcianese, si spera di farne altri 100. Questo riconoscimento addolcisce un po' la sconfitta dell'ultima giornata che sancisce la fine di un record? Però diciamo sì, questa è una cosa che ci onora essere qui, come ho detto prima. Sicuramente venivamo da un anno e un mese senza sconfitta, quindi domenica abbiamo perso, ora ci rimetteremo subito al lavoro per cercare di arrivare all'obiettivo che abbiamo, che è vincere questo campionato, per onorare anche col campionato i 100 anni della Larcianese. Ad accompagnare la squadra alla cerimonia a Palazzo del Pegaso, la sindaca e l'assessore allo sport del comune di Larciano. Sì, la Larcianese diciamo, è un fiore all'occhiello della nostra comunità perché vabbè, con questo traguardo dei 100 anni ci riempie veramente d'orgoglio, anzi ringraziamo anche il presidente Mazzeo che ci ha invitato per questo riconoscimento. Noi dobbiamo ringraziare infinitamente il consiglio direttivo di questa società sportiva che manda avanti nonostante tutte le difficoltà del momento, il momento che abbiamo passato col Covid per aver tenuto duro e quindi essere arrivati veramente a questi 100 anni. E poi ringraziare tutti gli imprenditori perché ovviamente per investire, per portare avanti una società sportiva ai giorni d'oggi c'è bisogno veramente di tante risorse. Ma 100 anni di sport è davvero un bel traguardo sia per l'Arciano e anche per tutta la Toscana, insomma siamo contenti ecco, di questa realtà. A proporre il riconoscimento deliberato all'unanimità dall'ufficio di presidenza erano stati il vicepresidente dell'Assemblea Toscana Marco Casucci e la consigliera regionale Luciana Bartalini. Calcio cosiddetto minore, ma di sicura importanza per gli aspetti sociali, concordano i consiglieri. E poi siamo sicuri che è calcio minore? Oppure fa sostanza davvero nella nostra Toscana quello che minore non lo è? Forse non è in prima linea per diciamo, le pubblicità, per le televisioni. E poi anche qui c'è da vedere perché sinceramente sappiamo quanto i tifosi a livello locale tengano anche alle squadre minori, chiamiamole così, ma credo che minori non siano e lo stiamo dimostrando concretamente in regione, qui al Palazzo del Pegaso, perché stiamo portando tutta una serie di centenari. Considerando la realtà di Larciano, che è un comune abbastanza piccolo, questa è una società, come ha detto giustamente, poi basta guardare il nome dove ci hanno messo anche artigianato e industria, quindi coinvolge tutto il paese. È appunto un comune di piccola media dimensione ma in cui ci sono realtà sportive di rilevanza straordinaria sia nel calcio che nel ciclismo, quindi questo a dimostrazione della vitalità di un territorio e di una comunità. In sala del Gonfalone non ha voluto mancare il consigliere ed ex calciatore professionista Giovanni Galli.